Lettura di Matteo capitolo 5. Quando vide le folle, Gesù salì su un monte. Dopo che si fu seduto, i suoi discepoli gli si avvicinarono. Allora iniziò a parlare e insegnare loro dicendo: «Felici quelli che sono consapevoli del loro bisogno spirituale, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Felici quelli che sono afflitti, perché saranno confortati. Felici i miti, perché erediteranno la terra. Felici quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Felici i misericordiosi, perché sarà loro mostrata misericordia. Felici quelli di cuore, perché vedranno Dio. Felici quelli che promuovono la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Felici quelli che vengono perseguitati a motivo della giustizia, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Felici voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni tipo di cose malvagie per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, perseguitarono i profeti prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, come potrà recuperarlo? Non serve più a nulla se non a essere gettato fuori perché sia calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Una città non può essere nascosta quando si trova su un monte. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, ma su un piedistallo, e così fa luce su tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere eccellenti e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuta ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuta ad abolire, ma ad adempiere. In verità vi dico che scompariranno il cielo e la terra piuttosto che una piccolissima lettera o un singolo tratto di lettera scompaia dalla legge senza che tutto si sia adempiuto. Quindi, chiunque viola uno di questi minimi comandamenti e insegna agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo in relazione al regno dei cieli. Ma chiunque li osserva e li insegna sarà considerato grande in relazione al regno dei cieli. Vi dico infatti che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Avete sentito che agli antichi fu detto: non devi assassinare. Chiunque commette un omicidio dovrà rendere conto al tribunale. Ma io vi dico che chiunque continua a essere adirato con il proprio fratello dovrà rendere conto al tribunale. E chiunque rivolge al proprio fratello uno sprezzante insulto dovrà rendere conto al tribunale supremo. Mentre chiunque gli dice maledetto sarà soggetto alla gehenna ardente. Se quindi porti la tua offerta all'altare e gli ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta lì davanti all'altare e va via. Prima fa pace con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Trova subito un accordo con il tuo avversario in giudizio, mentre sei ancora per strada con lui, così che non ti consegni in qualche modo al giudice e il giudice alla guardia del tribunale, e tu non sia gettato in prigione. In verità vi dico, non uscirai di là finché non avrai pagato anche l'ultima moneta. Avete sentito che fu detto: non devi commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque continua a guardare una donna in modo da provare passione per lei, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti porta a peccare, cavalo e gettalo via da te. Infatti è meglio che tu perda una parte del tuo corpo piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella gehenna. E se la tua mano destra ti porta a peccare, tagliala e gettala via da te. Infatti è meglio che tu perda una parte del tuo corpo piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella gehenna. Inoltre fu detto: chiunque divorzia da sua moglie le dia un certificato di divorzio. Ma io vi dico che chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di immoralità sessuale,
la espone al pericolo di adulterio e chiunque sposa una donna divorziata commette adulterio. Avete anche sentito che agli antichi fu detto: non devi fare un giuramento senza mantenerlo, ma devi adempiere i voti che hai fatto a Geova. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare sulla tua testa, perché non puoi rendere bianco o nero un solo capello. Il vostro sì significhi sì, il vostro no, no, perché ciò che va oltre questo viene dal malvagio. Avete sentito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non opponete resistenza a chi è malvagio, anzi a chi ti schiaffeggia sulla guancia destra, porgi anche l'altra. E se uno vuole portarti in tribunale per impossessarsi della tua tunica, lascia che ti prenda anche il mantello. E se qualcuno che ha autorità ti costringe a prestare servizio per un miglio, va con lui per 2 miglia. Da a chi ti chiede e non voltare le spalle a chi desidera da te un prestito. Avete sentito che fu detto, devi amare il tuo prossimo e odiare il tuo nemico. Ma io vi dico, continuate ad amare i vostri nemici e a pregare per quelli che vi perseguitano, per dimostrarvi figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, che ricompensa ne avete? Non fanno la stessa cosa anche gli esattori di tasse? E se salutate solo i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno la stessa cosa anche le persone delle nazioni? Voi dovete dunque essere perfetti come perfetto il vostro Padre Celeste.